con la lettia, come io me l'aspettavo così tanti, eh. Manca però un altro libro che avete giustamente voluto inserire in questa intervista, che Gianluca Fruca abbiamo al telefono, giusto? Salve! Ciao Gianluca! Ciao Gianluca! Ciao Gianluca! Ciao! Allora, signor Fru, buongiorno. Trattava di capire il senso logico anche alterato nella trama stessa. Sicuramente il film cerca di lanciare un messaggio chiaro, un messaggio che però non prende una posizione decisa se non quella di realizza appieno i tuoi progetti e seguili fino in fondo. Ma ti attrezzi o no questo film? Perché insomma, come? Non lo dico senza indugio. Tanto no, non ho capito, scusa. Dico attrezzi il film, no? Assolutamente sì. Tanto attrezzi o no però? Secondo lei, loro già hanno detto sì, siete abbastanza... Lei che dice? Io continuo a aver capito la domanda, ma sono sicuro che sono problemi miei che continuo a portarmi dietro. Non è capito, no, dicevo, senz'altro è un film divertente, però come abbiamo già parlato prima... C'è anche una morale. Se c'è anche una morale, un messaggio chiaro che noi vogliamo lanciare, sì. No, Fru, da questo punto di vista. No, senza vergogna, anche perché insomma chi fa questo mestiere deve essere quanto più finchino. Fru, puoi essere veramente, cioè nel senso, di quello che pensi. Tra l'altro Fru me l'ha detto anche ieri con questo fatto, quindi insomma... Secondo lei però, non vorrei mettere in difficoltà la domanda, ma mi sembra una domanda abbastanza, insomma, garbana, ecco. Lo dica? Sì. No, perché? È che è un po' timido, cioè nel senso, Gianluca mi io sono solito non esprimere molto le mie emozioni allora e non lasciar mai trasparire nulla. Ma questa è un'intervista, non è che può, insomma, far silenzio. Allora, io dicevo... ho saputo una cosa che mi ha molto intenerito da ieri, no? Sì, alla sì, fine ieri. Il botto sì, ma lì che è commotto. Tanto è sì o no? Molto, molto. Perché? Lo dica. No, è più perché... La traditti? Dica. Perché... La traditti o no? Lo dica però, eh? No, mi sono stato... Non c'è niente di male, Fru, cioè... Mi sono può capitare, Fru, dai. Fru, è umana come Fru? Cosa. Cioè. Sente, ho pianto tantissimo perché... Tante le dici, un no, po' lo tutti, dica. Tra l'altro, perché... immagino. Sì. Molto... Ma io vi faccio questa domanda. Perché comunque sì, certo. Sono entrato... sono confuso, voglio piangere. Tradizio no, non dica lì prima, questa è una bella cosa. Forza. Poi, e questo è anche il bello della diretta, no? Riuscire a esprimere certo, i propri sentimenti. Bravo, giusto. Bravo. Posso rispondere? Cioè, nel senso, a lui sarebbe davvero piaciuto. Questo senz'altro sì. Però vorrei che si esprimesse sì, anche lui. Cioè, ieri si è già aperto, allora, perché non aprirsi anche perché oggi? Perché lui è più emotivo, il più piccolino. No? Sì, più piccolino. Oh, quanti anni ha Fru? Da un paio di settimane, 22. Beh, applauso. Bravo. Beh, 22 anni, eh? Io ricordo 22 anni ancora stavo ai tempi dell'Oga. Allora, ripeti, no, no, e io al massimo dell'anatroccolo. Dell'anatroccolo. Cosa vuol dire questa cosa? No, era una mia riflessione. Allora, i De Giacca qui all'intervista ho visto tanto pieni di costume e soprattutto già avete grazie anche Fru saluti e dica intanto l'intervista Fru? Gianluca. Sì, pronto. Prego, sì. Però è un po' imbarazzante è così. Ma non senti cioè, bene? Non so se il telefono... Se alzi il volume dell'audio dai dica, lo dica l'ultima volta, dai. Cosa dico? Dico quello che vuole, tanto ne esiste o no, lo dica. Fru, è una domanda semplicissima. Ragazzi, non riesco a capire perché. No. Perché non stai rispondendo? Ditelo voi. Fru, la domanda è: Tattaraditti? Cioè, che ci vuole? È facile. Benvenuto a tutti i pazzi per RDS! Grazie, Fru! Però adesso vogliamo sapere, tattaraditti o no, Fru? Tattaraditti o no, Fru? Cioè, ma Sergio Stanz, no? L'anatroclo, ma che c'ha zitto? Ha ragione. Ma ambiente non fatto. Come ti permetti di offendere il dottor Cosanza? Racconta un aneddoto, una cosa. Fru, non puoi fare queste figure col dottor Costanzo, dai. Fru, sei vivo comunque. È sparito. Fru, già sei in aeroporto con passaporto Messiche.
Allora facciamo così, vi dico, sì, vi faccio l'estratto sì. di quello che volevo dirvi senza parolacce. Provaci, provaci. Vai, 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 Gian. Ciao a tutti. Vi ha lasciato. Ci hai tagliato il 99% del discorso. Sei grande, sei grande.